Finalmente, ragazzi, si riattacca il numero alla schiena e la mia bella oltre è pronta per correre. Quando voi vedrete questo video sarà domenica sera, quindi io avrò già corso, ma adesso che sto registrando è sabato, quindi ancora la corsa deve arrivare. Oggi farò una sgambatina con questa bici, spero di essere pronto per domani, ma ora vi mostro cosa è cambiato rispetto all'ultima volta. Dunque, ragazzi, i più attenti di voi noteranno subito che finalmente ho cambiato questa benedetta guarnitura. Durace 5236, posso dirvi che con la rapportatura cambia poco, il 52 rispetto al 53 è veramente molto simile, quasi non noto la differenza. Il 36 si sente che è più leggero, ma questo può essere soltanto un bene, infatti avere un rapporto un pochino più agile, specialmente in quelle situazioni di salita ripida quando non si va tutta, perché quando si va forte serve a poco, ma quando si vuole risparmiare la gamba, avere un rapporto un pochino più agile che ci permette di salvare un pochino la gamba di sicuro non è male. Invece riguardo alla cambiata, devo dire che sicuramente ho finalmente risolto i problemi che avevo prima con la FSA, questa è veramente tutta un'altra cosa. Anche quando faccio partenze da fermo con 5211 non fa nessun rumore, non casca la catena, cambiata perfetta. Si sente che le corone sono più rigide, flettono meno, è veramente tutta un'altra cosa e sono contento di aver risolto in questo modo, anche perché tutta Durace è anche esteticamente più bella. Altra differenza, ragazzi, e questa davvero salta subito all'occhio, sono le ruote. Finora ho usato delle Fulcrum 4 in alluminio che per allenarsi andavano benissimo, ma dato che da domani inizierò a correre volevo avere qualcosa di un pochino meglio, e allora ho montato queste ruote che sono, diciamo, un po' un ibrido. Infatti i cerchi sono Tsunami Carbon Project, un'azienda che fa assembla ruote qui nel centro Italia. I cerchi sono di provenienza cinese, comunque dovrebbero essere abbastanza affidabili, e questi cerchi sono stati montati su dei mozzi con logo Hologram, non so se lo vedete. Erano dei mozzi che venivano montati su delle ruote notte di Cannondale, quindi sono dei mozzi marchiati Hologram, ma che in realtà sono DT Swiss 240, quindi mozzi di alta qualità assemblati con questi cerchi. L'unica cosa è che i raggi sono raggi tondi, che su cerchi da profilo di 55 mm un raggio piatto sarebbe stato sicuramente più azzeccato, però ce lo facciamo andare bene ugualmente. Quindi vi dicevo, profilo da 55, il cerchio interamente in carbonio, ovviamente può essere usato anche tubeless ready, e ha un canale interno molto generoso da 21 mm. Infatti vedete questi Power, Michelin Power Rod per camera da 25 mm, quanto in realtà sembrano grossi, sviluppano circa 28, essendo da 25, quindi con cerchi da 21 mm anche il 25 assume proporzioni non indifferenti. Comunque va benissimo così. Vi dicevo, Michelin Power Rod con camera d'aria, anche se questi cerchi possono essere tubeless, quindi questo è più smaliziati, può far intendere che ho finalmente montato le camere Pirelli P0 Smart Tube, quelle su cui ho fatto il video, camere da 35 grammi, come vedete la valvola 60 sul cerchio 55 sporge proprio il minimo per permettere di gonfiare. Comunque vi dicevo, ho fatto questa scelta un po' perché ho utilizzato questi copertoni che avevo già sulle altre ruote, che comunque sono ancora buoni e sono copertoni di alta gamma, mi ci trovo benissimo, ho avuto ottime sensazioni in questi 2-3 mesi di allenamento che l'ho utilizzate, e un po' perché appunto volevo provare queste camere e vedere effettivamente se sono resistenti come dicono, se sono prestazionali come dicono. Il peso perlomeno è giusto e non è niente male, poi vedrò se sulle altre ruote che riceverò, perché queste non sono ruote definitive per questa bici, vedrò se su quelle montare nuovamente tubeless o lasciare anche lì le camere. Ultima cosa, ragazzi, vi dico che questo nastro ormai è arrivato alla frutta, vabbè, già dopo un giorno era così, però adesso è veramente brutto, è ora di cambiarlo, e vi prometto che nel prossimo video la vedrete con un nastro nuovo. Detto questo, ragazzi, arriviamo al dato che tutti state aspettando, ovvero il peso. Così come la vedete, praticamente è pronto gara, addirittura
Ancora con l'attacco per la mia nuova lucina, con il sensore della velocità della Garmin. Veramente così ha un peso di 7 kg, 7,50, che va adatto profilo, misuratore e tutto. Non è male, ovviamente non è un peso da bici da salita, però guardate quanto è bella. Bici aero tutta integrata, ruote belle, belle massicce, alto profilo. Direi 7,50 kg 7,50 non è male, ho tolto quasi 3 etti rispetto alle altre ruote, grazie specialmente non solo ai cerchi in sé, ma anche alle camere. Quindi bici pronta per correre oggi, prima sgambata. Oggi che è sabato, prima sgambata con questo nuovo allestimento, domani subito corsa. Spero andrà tutto bene, io sono pronto. Se mi seguite sui miei allenamenti su Telegram, Instagram e Strava, vedete tutto quello che ho fatto. E niente, domani vedrete questo video e poi in settimana vi aggiornerò anche su come è andata. Quindi ragazzi, come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!